tentato furto al Todis della SS113, in 6 tentano di aprire il supermercato dalla sala cinesca centrale. Scatta l'allarme alla sala operativa dell'Europol. In 4 minuti sul posto gli agenti e i ladri riescono a fuggire. Tentato furto alla Todis della strada statale 113. In 6 tentano di aprire il supermercato della sala cinesca centrale. Scatta l'allarme alla sala operativa dell'Europol. In 4 minuti sul posto arrivano gli agenti. I ladri riescono a fuggire. Va avanti il servizio. Agenti dell'Europol hanno sventato un furto ieri sera grazie all'impianto di allarme collegato alla videosorveglianza di cui è dotata l'attività commerciale presa di mira dai malviventi. Il dispositivo, infatti, nel momento in cui entra in funzione per i rilevamenti sospetti dei raggi infrarossi, fornisce in tempo reale anche le immagini di ciò che sta accadendo alla centrale operativa dell'istituto di polizia privata con cui la proprietà è convenzionata. Ciò ha consentito l'arrivo sul posto di una pattuglia nell'arco di soli 4 minuti. L'allarme è scattato alle 23:06 di ieri al supermercato Todis, che insiste sulla strada statale 113, importante arteria viaria che collega Partinico ad Alcamo. 6 uomini con il volto coperto da passamontagna sono giunti nello spiazzale a bordo di un'auto proveniente da viottoli secondari di campagna e non dall'asse stradale principale. I malviventi, una volta scesi dall'auto, hanno tentato di forzare la sala cinesca centrale del negozio, ma l'arrivo tempestivo delle guardie giurate li ha subito messi in fuga. Quando i vigilantes sono arrivati sul posto a sirene spiegate, dei ladri non vi era più nessuna traccia. Adesso i filmati registrati dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza saranno visionati attentamente dalle forze dell'ordine per cercare di identificare gli autori del tentato furto.